Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul tridente d'attacco. Io sono Paolo. Oggi siamo con questo nuovo video perché è uscita la notizia ufficiale che il direttore generale del Novara, Paolo Morganti, non sarà più il nostro direttore generale, ma andrà ad occuparsi del settore giovanile della Juventus. Sinceramente non capisco questa mossa della dirigenza perché non lo so, adesso comunque stanno, dopo il mercato in entrata, stanno vendendo molto, adesso anche con i direttori, anche con lo staff comunque della dirigenza, e quindi Paolo Morganti andrà alla Juventus, al suo posto arriverà Roberto Nespoli. Sinceramente non capisco questa mossa perché poi si va a prendere uno che questo Nespoli non ha molta esperienza nell'ambito sportivo perché era un direttore finanziario, mi sembra di una banca, adesso non vorrei sbagliarmi, però boh, non capisco. Comunque si va a prendere una persona senza esperienza, quindi non lo so. Sta di fatto che comunque il Paolo Morganti chiude la sua avventura con il Novara dopo 3 anni. Si occuperà del settore giovanile, sicuramente per Paolo Morganti è un bel salto di qualità. Ovviamente son felice per lui perché comunque passare dal Novara alla Juventus vuol dire che era uno che comunque ci sapeva fare. Poi adesso staremo a vedere questo Roberto Nespoli, vedremo cosa potrà fare, ma comunque anche se è uno senza esperienza, ma secondo me alla fine potrà fare bene, tanto siamo comunque adesso per il mercato siamo messi bene perché sono arrivati Buzzegoli, Gonzalez, quindi il mercato in entrata ormai è chiuso perché comunque ormai abbiamo venduto Chiosa, abbiamo venduto, se n'è andato il Morganti, quindi direi che adesso il mercato in entrata è chiuso, bisogna anche un po' far quadrare i conti, per questo credo che il Novara stia cedendo così tanto. Poi hanno venduto anche Schaudone, ma comunque Schaudone e Chiosa sono in prestito, quindi torneranno, a meno che poi il Novara non li voglia più. Adesso staremo a vedere. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per seguire ogni nostro video. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e forza Novara!